Dirige il match la signora Valentina Garofalo di Vibo Valentia. Parte Pollina per Cortese. Attenzione Cortese, la palla è ancora buona per il Ribera con Platania. Erbini in zona gol, non riesce a calciare bene, allora Amendola si accartoccia e fa su il pallone. Licata per Erbini, stop di petto, poi scarpita la conclusione, palla fuori di un niente. Pollina, attenzione Calvaruso, palla gol per Ribera, Calvaruso non riesce a segnare. Palla in area di rigore, svetta direttore, scarpita in zona tiro, scarpita, Amendola, cioè 3 minuti di recupero scaduti. Osserva il cronometro il direttore di gara e finisce qui il primo tempo 0-0 tra Ribera e Nissa. Ribera che attacca ancora, Cortese la palla gol, Cortese non riesce a segnare, poi la porta è vuota, Divi Goffi salva tutto. Settimo minuto del secondo tempo, Cortese, poi Amendola salva la Nissa. C'è Davide Di Marco in zona tiro, la conclusione, lingua glossa la tiene. Punizione per Di Marco, attenzione, lingua glossa. Pollina si accentra, vuole Cortese, passaggio filtrante, Cortese, Amendola, salva la Nissa e poi Erbini spedisce la palla in curva sud. Ecco Calvaruso, cross a cercare Palazzo e Cortese, Raffaele Palazzo, Amendola la tiene. Allora Omolade per Cortese, palla gol per Cortese, Amendola, straordinario, poi Omolade, entra in aria Omolade e si salva la Nissa. Fischietta in bocca per Valentina Garofalo, parte Raffaele Palazzo, la sua conclusione, Amendola la tiene. Contropiede Nissa, buon tempo, può andare in porta, sbaglia Licata, buon tempo, la Nissa rischia di vincere la partita. Palla sul secondo palo, buon tempo di testa, lingua glossa, salva il Ribera. L'allenatore originario di Grotte, Totò Brucoleri, espulso da Valentina Garofalo. Se ne va mestamente l'allenatore del Ribera, Totò Brucoleri. Celestino con la testa, ancora Celestino per buon tempo, la palla filtra. Finisce qui la partita, clamoroso al Novara, i giovani della Nissa riescono a strappare un punto al Ribera, 0-0 il punteggio.